Beh, allora ragazzi, mitici, altro appuntamento con il mitico Little Big Workshop. Stiamo costruendo i robot, raga, i robot. Guardate quanti pezzi. Stare attenti che non si rompa nulla. Ho fatto 5 banchi. Questi qua non mi stanno neanche usando tutti i banchi di lavoro. Io voglio vedere alla fine quando fa il robot. Che è più tempo che devo andare a prendere i pezzettini e la lama, uno alla volta lo prende. E poi mette insieme. Li deve saldare quel banco qui. Qui monta, vedete? Tipo la lama robot, il braccio robot. Madonna, quanti pezzi per terra mettono. Andiamo qui. Ma qui sta montando qualcos'altro, vediamo. Ah, il testone, o il pezzo in mezzo. Ah, bici. La bicicletta prima o poi devo farla. Oh, i robot li stanno già facendo, fammi vedere, voglio vedere la macchina, vediamo. E c'è il computer. Ah! Pezzo sotto. Gambettine. Parte sopra la testolina. Forte. Sette postazioni di lavoro a fuoco, raga. Andiamo da qua, se si vede un po' meglio. Consegniamo! Andiamo a vedere. Furgone nero! Ah, bella lì, affari loschi, trofeo. Caspita, quanti soldi! I robot, vediamo un attimo. 1000 qua, oh, al robot. Allora, qui è tosto perché rullo di metallo.
già questo è meglio. Ok. Ok. No. No. Aspetta. È più fattibile. Qui. Però c'è qualcosa che non va. Questo è veramente tosto, eh? A questo punto plastica. È la parte robotica che non ho capito. Cacchio, raga. La problematica totale di fare questa cosa qui è che bisogna trovare le cose giuste. Di questo qua. È la parte robotica che sì. Vabbè. No, ci rinuncio. Che palle. T
33 di robot, non... Facciamo le sfide loro. Lei vuole anche la bicicletta, per dire, no, raga? Cioè... Adesso ci trovo qualcosa e va tutto fuori. Eccola qua. Eccolo qua. Ce l'ho fatta. Non ci posso credere. Qui i banchetti servono per dividere il lavoro, così ci penso al banchetto a mandarlo o a uno o all'altro. Tante lavorazioni, raga. Manco scaricano. Stanno già tutti lavorando a fuoco, eh. Ah, questi qui stanno facendo i pedali qua, di plastica. Quello è il sellino. Sta cucendo il sellino, vedete? Qui. Sellino. Ah, qua le gomme, sì, le gomme, le bici. Ah, la farà il cerchio. Due fordai, sì. Sellino dall'altra parte, sellino di qua. Avere due postazioni fanno bene le cose. Sono riuscito mettendo ventilatori, torrette, un po' di roba a fare una bella... che sono contenti. Ah, un bel tavolino messo lì a cavolini di Bruxelles. Andiamo un attimo a vedere. Umore 165, non c'è qualcosa. Dai, li spendo volentieri. Altri 60 per farli stare meglio. Centoventicinque, dai, è buona. Vediamo. Oh, ho altri tre,
fammi vedere questo. Firma un contratto con un fornitore di alta qualità per sbloccare come opzione costosa, ma di grande impatto. Ex compagno di università per far addestrare i tuoi trasportatori e promuoverli a tecnici. Allora. No. D'Agostino, dai. Tecnico. Ah, dai, che figata. Tecnico, sposta la roba e va a riparare. È lui il tecnico, vedi? Così non devo stare qua più io a rompermi le scatole. Ah, che figata. Che figata, fa solo quello, vede? Continua a riparare le macchine. Oh, questa è una bella cosa. E poi quando non c'è niente da fare, sposta. Bravo, bravo, bravo. Vediamo qua. Mezze biciclette fate. Oh, lo fate proprio brutti i raggi di queste bici. Poi devo riprenderle in mano col sellino. La sedia 122.000. Caspita, raga, un attimo. Io ce l'ho la piegatrice, eh. Aspettate, devo finire. Appena finisco facciamo subito, subito 122.000. Mamma mia. Ok, eccolo qui che stanno già facendo portasellino, manubrio, bici. Ok. Cellino, bici. E pedali, ecco cosa andava a prendere. Quindi 14. Questa adesso fa la 14 e lì qui fa la quindicesima, a posto. Abbiamo fatto la bici, raga, la bici è tosta, eh.
Ok. Quante belle bici. Fortissimo che... Beh, una bici a testa, sì. Lì, fitness eco. Vai ragazzi. Ok, abbiamo deciso che il momento di attivamente un bel po' di mountain bike. Orca loca. Vediamo quanto mi dà. 31.000. Ah no, 114.000. Ok, dopo la faccio subito. Allora, le sedie. L'ambiente è buono, loro stanno tranquilli. Ma qua non c'ho ancora nulla, eh. Cerca e sviluppo ancora nulla, economia statistiche. Ok, classifica. Sono a belli. Oh, decimo! Allora, livello massimo. Anche lei livello massimo. Wow! Più di 50 prodotti avanzati, impiega almeno 10 specialisti. Ah, bisogna specializzare. Marca sono due. Avanzati contemporaneamente. Quello buco. Quindi no, non posso più assumere. Allora, vediamo un attimo se riescono a farmi queste sedie, siamo veramente top, eh. Cazzo, fammi vedere un attimo i miei lavoratori. Vedi? Questo è metallo. Questo è rosso, che cos'è? Questo che cos'è? Tecnico metallo, solo uno legno. No, tecnico.
vedi, facciamo legno e montatore specializzati. Spero che mi stia riparando le macchine. Allora, ho visto che in questo gioco la cosa più complicata per il gioco è proprio la parte di legno. Cioè, nel gioco tutto quello che è legno è veramente tosto. Sì, il tipo lì va a mettere a posto le macchine, perfetto. Allora, sono in vantaggio. Devo fare l'altro lavoro, quell'altro, e poi mi sa che è completo anche questo video, raga. C'è 27 minuti. Passa il tempo in questo gioco in una maniera incredibile. Voglio arrivare un po' più su di soldi, così sono tranquillo. Non so, magari un centomila, una roba del genere. Vediamo un attimo. Ok. E fino a qua ci siamo. Ok. Adesso questo. Ok. Perfetto. Ah, aspetta, perfetto. È un parolone. Vediamo qui. Sì, ci pensa lui, no? Ok. Perché ho macchine diverse, quindi. Ok, allora vediamo un attimo. Madonna, che roba.
bisogna anche fare le cose, cioè, proprio pensando alla lavorazione, no? Ok, lui adesso vuole quello. Finiamo le sedie e gli facciamo i mega robot. Tutto riparato. Sono un sacco di operazioni per fare le seggiole. Vediamo un attimo. Ma a regola non dovrebbe esserci problemi, però si vede che è la ditta di un gamer, raga, anzi sono due bei videogiochi, il calcetto. La radio, dai raga, ah, eccoli qua, cominciano ad arrivare le seggiole. Va bene, dai. 3.900 spendo volentieri. Per chiudere l'azienda che aveva una porta che guardava dentro. Ci sta. Ha fatto tutto il giro, guarda. Ah, dei tecnici, dei muratori. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Non mica che mi rimaneva il camion buggato. Subito. Vediamo quanti vanno lì.
mostrare la moneta, vedere cammello grande, grande, mobili per tutti. Oh. Ah, collega, c'è qualcosa che non è collegato. Ah, questo. Fuoco. Manco scaricano, stanno già creando. Sì, praticamente gli ho messo tutti i vari macchinari diversi, così non devono aspettare la che uno finisca o che faccia tutto di un tipo per poter poi fare l'altro. Per quello che ho messo due o tre macchine diverse, due o tre postazioni, ogni cosa. Questa è un'altra botta di soldi, eh. Questa è un'altra botta di soldi. Robe fighissime. Vediamo se riusciamo a farlo. Caloca, come ha buttato fuori tutto qua. Il 18 di robotica. Oh, ce l'ho fatta. Tagliarina. Guscio. Guscio. No, sta il banco di soldature qua. Cinque postazioni, direi che non è niente male, eh. Sì, è qua.
Grazie con tutte operazioni. Ok, facciamogli fare prima questo robot che qua già è una bella botta, eh. Neanche se riesco a farvi vedere i robot, raga, mi sa che bisogna farlo in un'altra. Oppure dai, aspetta, faccio così, fermo il video un attimo e vi faccio vedere solo il momento in cui va, eh? Ci vediamo tra poco. Ed ecco qui la fine, vediamo i mega robot, guardate che belli, mega robot, metto il pezzo sotto, ta 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 ta. Fortissimo, è un mega robot. Ma questo l'ha portato direttamente, sapeva già che la base, ruote, legge lo schema, 7, vai l'ultimo. E questa è la postazione robot che... Oh, muffa! Allora, consegniamo. Ok. Mega muffa. Via tutti. I robot, pensavo di più. Ah no, aspetta, quant'è che ne voleva? 24. Perfetto, quindi salviamo e noi ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando di iscrivervi al mio canale YouTube, commentate e mettete un like e iscrivetevi e fate iscrivere anche i vostri amici e parenti. Allora, ascoltate ragazzi, iscrivetevi anche al mio canale sempre se vi piacciono i miei video e il mio intrattenimento su Twitch. Faccio le live tutti i giorni, ore 21, e seguite il mio canale Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch e Discord. Ciao mitici, al prossimo video di Little Big Workshop, perché mi piace tantissimo. Ciao!